medico. Se è sempre un medico al proprio servizio. Qui mi trovo bene. Mi trovavo meglio 6 mesi fa, prima che il signore si sposasse. Ah, non mi posso lamentare. Lei è incantevole. E se proprio dovevamo prendere moglie, questa è quella che fa per noi. Cioè, per lui e per me. Coraggio, è ora di svegliare il signore. Ah, e anche questa è bella. Il signore dorme da una parte, la signora dall'altra. Mi chiedo come mai ci si debba sposare. Pare che si usi così nell'alta società. Signore, signore, dormi sodo. Signore, ma come? Ma il letto intatto? Ma allora, signore, questa notte non è intatto? Sta prendendo una brutta strada, signore. E la sposina dormi fiduciosa. Oh, ma questo non è bene. Stefano, buongiorno, mio marito si è alzato. Sì, no. Stefano, mi sembra turbato. Io turbato? La faccia di uno turbato? E non potete entrare. Perché mai? Perché il signore sta male. Oh, ma se mio marito sta male, ha maggior ragione, devo andare a vedere cosa succede. No, quando dico malato, esagero. Poi di là ho spalancato le finestre. Stefano, mio marito sta male, voi spalancate le finestre. Sto facendo le pulizie, oh no. Fritto e fritto, quello che ho potuto ho fatto. Il letto di mio marito è intatto. Complimenti, Stefano. Deve pagarveli bene i vostri servizi, mio marito. E solo dopo 6 mesi di matrimonio, ma è terribile! Hanno bussato. Chi è? Aprite, sono io! Il signore? Sì, sì. Il signore ha dormito la notte fuori? No! Cioè, sì. Silenzio! Mia moglie sa qualcosa? Ecco, un momento fa. Se lo giudicano dalla faccia. Sì, accidenti. Ho passato la notte terribile. Ho dovuto dormire nella panca delle scale. Un vero miracolo se non mi sono venuti 40 reumatismi, ma è l'ultima volta che mi beccano al ballo dell'opera. È andato al ballo dell'opera? Sì, sì. Cioè, no. Ma fateli da fare i vostri! Non bisogna essere maliziosi per sapere che il signore ha fatto... Mi sboccia tutta la notte. Stefano, come vi permettete, andate di là immediatamente. Il ballo dell'opera. Ah... Il cielo mi è testimone che non volevo neanche metterci piede. Già, ma quel grazioso demonietto della signora Oben fa di me quello che vuole, mi rigira come un calzino. In linea di principio mai avere come paziente una bella donna e soprattutto sposata. E quella dell'opera, per esempio, è un suo capriccio. Alle 8 in piazza, il che significa aspettatemi in terra. E infatti ho aspettato fino a mezzanotte come un citrullo. Poi torno a casa, cerco le chiavi, non ci sono. Sono nell'abito da giorno. Sì, potevo suonare, così svegliavo mia moglie. Potevo anche scassinare la porta, avessi avuto l'occorrente, invece no. Mi sono rassegnato a dormire nelle scale. Chi non ha mai dormito nelle scale non ha idea di che cosa significhi. E così siamo qui. Ciao, mattiniera, ben dormito, ti sei svegliata bene, presto. Bene, sì, avevo del lavoro da fare. Dove avete passato la notte? Eh? Dove avete passato sì, la sì, notte? Sì, ho capito, dove avete passato la notte? Come non te lo metto no. Io? Vado da Bassinè, quanto è malato Bassinè? Sì, ho dovuto vegliarlo. Ah, in abito scuro? Sì. No, perché ti spiego. Bassinè è talmente malato che la più piccola emozione potrebbe ucciderlo. Oh. E quindi abbiamo organizzato un incontro a casa sua, un incontro di medici, un consulto in abito scuro. Ah. Sì, abbiamo anche ballato. Ma per tenergli nascosta la situazione, oh, ovviamente. Certo, sì, con certi pazienti bisogna trovare dei sotterfugi. Oh, veramente? Sì, geniale. Sì. E così Bassinè è spacciato. Spacciato, non se la cade neanche. Il signor Bassinè. Bassinè, Bassinè, ma ci siete malato? Buongiorno, Bassinè. State bene? Sì. E sta male malissimo. Tutto ciò che potete dire che sta male malissimo quando lui stesso dice di stare molto bene. E che ne sa lui, mica è medico, non ti dico che è spacciato. No, io sarei spacciato. Sì, Bassinè, gli stiamo tenendo nascosta la situazione, no? Ma che dite? Sì. Sì. Tutta la notte a vegliare. Lui ha passato la notte a vegliare me. Sì, ma vedete, non ve ne ricordate nemmeno. Delira, cara, delira. Oh, sì, delira. E certo che per essere un uomo in agonia avete un bel aspetto. Sì. E certo è che è un'agonia che dura da molto tempo. Classico caso di agonia cronica. Sono nemmeno mortale. Sì, brava. È chiaro. Mi tradite. No, dirò tutto alla mamma. Ivonne, ma cosa c'entra la mamma? Ivonne, ti prego. Ivonne. Bassinè! Ma senti, in grado di capire un'allusione! Ma capire cosa? Ma insomma, se mi avevo messo in agonia avevo le mie buone ragioni, no? Ci potevate rimanere! E che diamine venire a fare tutta questa confusione qua? Avessi detto il giorno dopo il ballo dell'opera non si va a casa della gente che vi ha usato come pretesto per raccontare una frottola, è ovvio, no? E se me lo dicevate io... E non ve l'ho detto, cosa volete? Ah,
com'è che sono venuto? Allora, voi sapete che io vengo solo quando c'è un favore da fare. Mi si riempie il cuore, Bassine, ditemi tutto. Certo, il favore da fare a me, ovviamente. Te pareva. Insomma, ecco di che si tratta. No, non lo fermo. Sta arrivando mia suocera a Parigi, quindi io non ho tempo per niente delle sue storie. Benissimo, allora dovete sapere che io... Scusate un attimo, Il signore ha chiamato? Sì, sì. Stefano, dovete andare di là. Prendere un bigliettino da visita, qualunque sia, tornare di qua e dire che c'è una persona che vuole assolutamente vedermi. Ah, solito il medio contro gli scocciatori. Sì, sì, bravo, andate. Ditemi, passiamo. Allora, vi raccontavo che io l'anno scorso ho comprato casa qui a Parigi, in Rue de Milan 70, però i miei appartamenti non riesco ad affittarli. Strano, eh? E allora ecco che ho avuto l'idea. In fondo voi avete un sacco di clienti e quindi per voi non sarà certo un problema cercare di interessarsi perché me la affittino qualcuno, ecco. E voi siete venuto per questo? Beh, calma, non arrabbiatevi. Voi non avete nulla da rimetterci perché i miei appartamenti sono molto, ma molto malsani e vi manterrò la clientela, eh. Ma voi siete pazzi? Ma voi pensate che io voglia affittare i vostri appartamenti malsani? Ah, un attimo, non proprio tutti, però ad esempio un appartamentino alla Mezzacca, un vero gioiellino, è completamente arredato. Pensate, ce l'aveva in affitto una sarta, poi questa sarta se n'è andata senza pagare. Cosa vuole che me ne freghi della sua storia dell'appartamentino della sarta? Cosa me ne faccio della sarta? Non è della sarta, però questa. Ma lo so che non è di una sarta, Bassini, ma se io penso che quella disgraziata di mia moglie di là anche voi. Beato voi che la moglie ce l'avete ancora, io la mia è meno perduta. Ma meglio così, Bassini, è meglio così. Ma come meglio così? No, 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 scusate, che disgrazia, che disgrazia. E certamente voi non sapete la vita alle volte, che brutte sorprese, che mi è stata portata via. In 5 minuti! Sì, 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 conosco, un classico caso di colpo apoplettico. Ma no, un militare! L'avevo lasciato sulla panchina ai giardini delle Tuileries. E l'avevo detto, aspettami qua che io vado un attimo dal tabaccaio a comprare dei sigari. Non l'ho più rivista! Che strano, eh? Suonano! Ha suonato, sì! Stefano! Scusi! C'è un signore che mi ha consegnato esatto, questo pacchetto. Caro signor Bassini, mi dispiace, ma c'è un seccatore, ma devo assolutamente... Ah, un seccatore, benissimo, allora io sto qua, così lui sarà costretto ad andarsene velocemente, benissimo. Non se ne va, ma una vignata! Caro Bassini, vuole vedermi a quattro occhi. Ah, ho capito, allora aspetta nella stanza accanto, eh. Sì, aspetta, non se ne va, ma questo che lo faccio aspettare tutto il giorno? Ah, ho un'idea, se il vostro seccatore mi rompe troppo le scatole, ho un sistema per levarlo di mezzo. Io suono, vi faccio consegnare il mio biglietto da visita e voi gli direte che io sono un seccatore, ma che dovete vederci... Andate, Bassine, fate quello che volete! Andate! Volte, Bassine, andate! Pensavo che non se ne sarebbe più andato. Stefano, sono distrutto, troppe emozioni, io devo dormire almeno un'ora, badate che nessuno mi deve disturbare. Nessuno? Nessuno. Fino a quando la sveglio? No, 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 né martedì, né mercoledì, soprattutto se sto dormendo, non mi svegliate. Allora, buonanotte. Buonanotte, signore. Mio marito non è tornato a casa! Davvero?
In questa casa hanno tutti qualcosa che non va. Va bene, allora direte al dottor Molinò. Sì, sì, glielo dirò. Andate. Molto gentile. Posso baciarvi la mano? No, no, niente affatto. Andate, arrivederci. Andate. Arrivederci. È fastidioso, mio genero. I malati li dovrebbe lasciare a casa loro. Ma non capisco. Allora, stavamo dicendo che tuo marito ha passato la notte fuori. Su, su, non fare così. Innanzitutto spiegami. Molinò ha dormito altrove. Con chi? Con chi? Ma diamine! Oh, marito! Non dorme altrove per passare la notte così sotto le stelle. Hai scoperto qualche cosa? Hai scoperto qualche cosa? Sì, ho trovato una cosa nella sua giacca. Mi sgridare, ma no, fa vedere, fa un guanto da donna. È un indizio. Stefano, la mia vestaglia. Tuo marito, vai, lascia fare. Molinò, conoscete questo guanto? Sì, lo stavo cercando da un sacco di tempo. Le mani, di chi è questo guanto? È mio. Su, via, è un guanto da donna. Sembra. È bagnato, ha preso la pioggia e si è ristretto. Molinò, mi prendete per una stupida? Volete che ve lo dica? Siete un marito abominevole! Se voi ingannate mia figlia, ve la dovrete vedere con me. Voi sapete che avete moglie e di conseguenza ci avete giurato fedeltà! Permettetelo a voi! Voi sapete inoltre che per il codice civile la moglie deve seguire il marito, pertanto noi vi seguiremo! Voi andate al diavolo! Cosa? Sì, voi siete venuta qua a rovinarmi i miei piani, ma io sono padrone di fare quello che voglio in casa mia, avete capito? Andate a quel paese! E così mi cacciate! Non vi sto cacciando! Non vi sto cacciando! Allora non dovete... Non vi sto cacciando, me ne vado, mi ritiro! Voi fareste impazzire un salto! Cercare ricovero al dormitorio pubblico. Innanzitutto devo riuscire a trovare un appartamentino mobiliare. Ah, cercate da me! È contagioso ancora voi! Ho proprio quello che fa per voi, un appartamentino lamezzato da affittare subito ed è anche completamente arredato. Davvero? Sì, certo! Guardate! Ecco, è anche qua vicino, il Rue de Milan 70, tenete! E ci stavate voi per caso? No, ci stava una sarta. Pensate, una storia curiosissima. Ma è sano che voi sappiate? Sì, è sano, come tutti gli appartamenti, finché uno non si ci pesca qualche malattia, è sanissimo. Ah, perfetto, andrò a vederlo oggi stesso. Bene, speriamo di riuscirlo ad affittare. Rue de Milan 70, Rue de Milan, la Bessaglia, avete visto Stefano con la mia vestaglia? Mio genero, gli cedo il posto. È ancora di là la vecchia, eh? Sì, proprio. Sentite, Bassini, ho cambiato idea. Prendi l'affitto ramezzato. Ah, bene! Sì. Avessi saputo, avrei tirato sul prezzo! Sì, sembrate una persona discreta. Mi sembra che posso fidarmi di voi. Ho una relazione. Sì, con una donna sposata. Platonica per adesso, la mia paziente. Ah, bene. E il marito cosa dice di tutto questo? Il marito cosa dice di tutto questo? Ma non lo so, ma non lo conosco, ma che importa? Senta, no, lo prendo subito, non ho bisogno subito. Ah, no, subito proprio non è possibile, è ancora tutto sotto sopra. Ci sono le cose della sarta, sapete la sarta quella storia? Senti, la storia della sarta me la racconterete un'altra volta, lo voglio immediatamente. Non è disponibile, è ancora da sistemare. Lo sistemerete dopo, per adesso mi arrangerò, va bene? Va bene. Suonato? Sì, hanno suonato. La signora Ben. La signora... Stefano, ma mi siete messo la mia vestaglia? Mi avete detto di portarla, io la porto. Ma voi siete pazzo, ma che modo? Andate a firmare il contratto. Ah, sì, il contratto. Lo preparo subito. Buongiorno, amico. Cattiva. Fammi aspettare così all'opera. Oh, mio caro, sono così desolata. Speravo tanto che mio marito andasse un po' per conto suo, così io sarei rimasta lì. E invece no. È stato con me tutta la serata. È un periodo che gli prendono queste crisi. Mi segue ovunque. Anche adesso. Sì. E giù in carrozza. E mi sta aspettando. Io gli ho detto di rimanere lì e lui voleva salire, ma... Avete fatto bene, non ci tengo affatto a fare la sua conoscenza. Non vorrei che mi venissero degli scrupoli. Susanna. Dottor Molinò? Sì. Voi mi rendete così consapevole ad ascoltare le vostre dichiarazioni? Sì. Lo sapete però che per me è la prima volta, vero? Sì, lo so, ma me l'avete detto, mi si riempie il cuore di gioia, però Susanna non possiamo più vederci qui. No? No, è che la gente qua inizia un po'
A vedere che voi venite un po' troppo spesso. Dite? Sì, sì, iniziano a sospettare che non si tratta più di medico-paziente. Ah, certo. No, guardatemi, Susanna. Iniziano a pensare che si tratta di due cuori che si amano. Le due anime lette che stanno per spiccare il volo per il paese della tenerezza! Ah! Sì! È vero! Sì. E scoprirebbero tutti i nostri altarini! Sì, sì, si può anche dire così, però... Sentite, Susanna. Sì? Ho da dirvi una cosa. Ditemi. Per favore, non ditemi di no. Vediamoci oggi stesso, in campo neutro! In un campo? Avrei preferito in un appartamentino, come i romanzi di Paul Bourget. Sì, sì, appunto, un appartamento. Un appartamento all'ammezzato, completamente ammobiliato, dietro l'angolo, rude Milan 70, di dove è venito. Ma dottor Molino, voi mi aspettate? Sì. D'accordo, verrà, ma senza seconda intenzione. No, 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 mai. Solo amore etereo. Certo, sempre. Perché voi lo sapete che io sono fedele a mio marito, vero? Se siete fedele a vostro marito, chi potrebbe dire il contrario? Allora, però, allora. Sì. All'ammezzato. All'ammezzato. Rude Milan 70. Ai, 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 ai. Dottor Molino, questo è male, sì, molto, sì, male. Sì, sì, sì. Ma voi lo sapete, vero, che è la prima volta che mi capita? Sì, me l'avete detto. Ah, oh, non sono... Sì. Signora, beh. Oh, mio marito! Oh, caro! Stavo per scendere. Ma sì, cara, beh, pure. Dottore! Dottore. Ma sì, cara, beh, pure. D'accordo, caro. Tenete, lasciateci. Mi ha scambiato per il maggiordomo, preferisco così. Dottore, ero qui sotto e quindi ho detto salgo a chiedergli un consulto e vedo ultimamente perdo sangue dal naso e mi si blocca la circolazione. Ah, esiste un metodo molto semplice. Immergete per un'ora il naso, la bocca in una bacinella d'acqua. Scusi, respirare? Oh, respirerete, respirerete. Perché un'ora nell'acqua, un metodo radicale. Ma che mi convinca molto. E guardate un po' la mia lingua. Ma cosa fate? La mia punta mette la sua tonda. Ma dottore! Ma io non sono un dottore. Ma come questo dottore? Ma io sono il suo maggiordomo. E non parla di voi? Ma sono un tipo alla buona. E poi oggi non ho niente da fare. Ma con chi ho parlato? Ma è un contratto. Grazie, grazie amico. Siete veramente un grandissimo amico. Bene, ora vi posso raccontare quella storia curiosa. Sapete la storia della sarta, vero? Sì, 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 sapete. Ora sono un po' di fretta, devo andare. Ma no, dottore, scusate. Non sono un dottore. Avanti un attimo. Allora sono lui, dottore. Signore, sono rimasto per chiedervi scusa. Chiedermi scusa? Ma sì, per il cappello. Ah, sì, 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 il cappello. Va bene, ma non importa. Sentite, io invece vi voglio raccontare una storia, sì, veramente bella. Sì. Allora, dovete sapere che io avevo come inquilina una, sì, sarta. Questa sarta aveva guardi, un protettore. Io devo assolutamente lasciarla. Mi dispiace tantissimo, ma mia moglie che mi aspetta qui sotto. Ma no, sì, il dottore sarà per un'altra volta. Arrivederci. Ma la sarta... Arrivederci, arrivederci. Se n'è andato anche lui. Ah, ma c'è il maggiordomo. La racconterò a lui. Sentite, ho da raccontarvi una storia bellissima. Scusate, ma devo andare a fare cucina. Ma no, ma venite qua, ma dove andate? Ma... Nessuno vuole ascoltare. Ah, ma ci siete voi! A voi la posso raccontare, siete proprio fortunati. Allora dovete sapere che io avevo un'inquilina, una sarta. E questa sarta aveva... Che bello, che carino. Ah, è proprio quello della sarta, sì.
Sono io. Susanna, venite avanti. Ma questa parte è rotta, non no, si chiude. No, sì, tranquilla, ci sistemerò contro una sedia. Ma siamo sicuri, non sarà pericoloso. Sì, ma che pericolo che ci sia, siamo solo noi due. Ma chiunque potrebbe entrare, e se mi vedessero io sarei maledettamente colpevole. Che morale! Sì, Susanna, venite sul divano, venite. Oh. Scioglietevi i capelli, toglietevi il corpetto. No. Come no? No. Posso restare soltanto qualche istante. Anatolio è già in strada che mi sta aspettando e potrebbe anche decidere di salire. E chi è Anatolio? Anatolio è mio marito. Il marito? Mi ha voluto accompagnare ancora. No, ma quindi gli avete detto che... Ma no, certo che no. Mi ricordavo che questo era l'appartamento di una vecchia sarta e così ho colto l'idea. E mi togliete un peso, Anatolio mi diceva... sangue. Come mi ha seccato anche a me che mi abbia seguito. Ma non potevo proibirglielo, no. Si sarebbe insospettito. Sì. E poi non volevo far attendere voi. Avete fatto bene. Sono gentile, vero? Sì, mi sembra di camminare sull'orlo di un precipizio. Dottor Morino, sì. Ditemi che lo stiamo facendo. No. Una pazzia. No. No? E allora che cosa state pensando? Ma niente. Come niente? No, sto pensando a voi, Susanna. Perché vi sento così freddo? No, non sono freddo, Susanna. Sì, mi state disprezzando, no, lo sento. Susanna, ma cosa dite? Io vorrei passare la vita ai vostri piedi. Queste sono solo cose che si dicono. No, Susanna, questa è la prova. Santo cielo! Oh, no, signore! Perdono! Non vorrei disturbare, ma prego, fate come se non ci fossi. È facile a dirsi. Ho visto... Stavate prendendo le misure mia moglie. È vero, mi stavo prendendo le misure della vita, sì, signore. Sì, la circonferenza 110. Come 110? Vorrete dire 52 per sì, fatto? Sì. Ma 52. Ma sapete, è un trucco di noi sardi, si raddoppia tutto e poi così a occhio senza un metro. Voi non ce l'avete per caso un metro? Io un metro? Sì. Voi dovreste avercelo. No, io non ce l'ho. L'ho lasciato nei miei atelier, nei miei vasti atelier, sapete? Pazzo, stupido. Fatti un po', signor... Signor, come vi chiamate? Come mi chiamo? Come mi chiamo? Mi chiamo Cognac. Non ho mai sentito questo nome. No, siamo tanti, noi Cognac, un cognac. No, ma sul serio, la vostra faccia che mi è nuova. No, non ci siamo visti. Rivisto. Ah, ci sono. Molino! Vi ho visto, ma Molino! Il medico di mia moglie. Vedete un po'. Anche voi vi siete i suoi servizi? Sì, per il cuore, ma ci vado meno che posso per quello che fa. Avete ragione, è un ciarlatano. Sì, proprio un ciarlatano, bravo! Comunque, cosa stavate facendo mia moglie? Niente, non volete mica... Come niente? No, stavo facendo una polacca con degli sbuffi di pelliccia, con delle giaisse su un pantalone. Quale pantalone? No, il pantalone non si vede sotto. Mi sembra una cosa un po' troppo strana. No. Susanna, non fate traviare di queste cose troppo eccentriche. Dite un po', non avete un modello? Un modello da far vedere. Un modello? Un modello, sì, un modello. No, non ce l'ho. Ce l'ho nei miei atelier. Sapete, se vi tiro fuori la concorrenza potrebbe soffiarmi, mi sapete? Sì, sono molto buongiorno, signori. Questa chi è? Una donna? Sì. Non c'è la signora Duran? No, la signora Duran non c'è. Dovevo vederla per il mio conto. Un conto? Quale conto? Il conto dei vestiti. Ah! La signora Duran mi ha mandato a casa. Sì, Duran, la sarta. Perché non la conoscete? Come se non so. Conosco la vecchia cara signora Duran, è la mia socia. Sì. Cosa avete bisogno? Sì, del suo socio posso rivolgermi a voi. Sono la signorina Pomponette, dovreste farmi uno sconto sulla fattura. Cognac, piacere. Mi avete fatto un conto troppo caro. 140 franchi per quell'abituccio scrapidescino. Sì, fate vedere. Esagerato per quella crepe susette. Sì. Quanto volete che vi tolga? Beh, penso che 300 franchi possano bastare. Per il conto, 340, siete contenta? Ma vi sbagliate. Ma no, io in affari sono sbrigativo. Tenete. Beh, vi ringrazio, non avrei mai creduto che mi facessi uno sconto così forte. Sì. Per far sconti non ci dovrò proprio essere dei gran mali questi salti. Signori, vi ringrazio, tornerò. Non si disturbi a tornare. Tornerò. Sì, tocero mezzo devo andare, c'è Rosa che mi aspetta per il tempo. Vedete un po', signore. Sì. Le lascio mia moglie. Sì. Mi raccomando. Sì. Fatele qualcosa di molto interessante, molto elegante, molto aderente. Prendetela dai fianchi, il petto. Non mancherò. Mi raccomando, la lascio in vostre mani. Sì. Susanna, sì. Arrivederci. Ah! Oddio, ma sei andato? Susanna, che guai! Amico mio, in che pasticcio ci siamo messi? Sì. Ditemi che cosa intendete fare! Cosa intendo fare? Sì!
Io lo so cosa intendo fare, io me la batto a gambe levate. In un caso come questo non mi ci faccio trovare mai più. Non pensateci nemmeno. E perché? Non potete proprio permettervelo. E perché? Perché mio marito vi crede il mio sarto. E allora? Lui potrebbe tornare. Se non mi trovasse capirebbe l'inganno. E lo conosco. Mi ucciderebbe. Mi ucciderebbe? Sì. Susanna! Sono per un guaio, Susanna. Oddio, Susanna. Tienete da qua! Ma basta, gente! Hai questo modo di entrare? Ma voi affittate appartamenti completamente sfasciati? La porta non funziona! Chiamerò il fabbro! E chiamate sto fabbro! E dovete sapere che l'inquilina se n'è andata e ha lasciato la porta chiusa. Che strano! E allora ho dovuto chiamare il fabbro per farlo portare. Sì, solo che poi il fabbro è andato a casa a mangiare e non è più tornato. Bravo! Ma tornerà, tornerà. Sì, sì, sì. Ma a parte questo siete soddisfatti? Sì, 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 ma non è il momento, non sono solo. Ah, signora, scusate, non vi avevo vista. No, ma non siete di troppo, restate pure. Io non ho nessun segreto da raccontare al dottore. Ma liberatevi di questa persona. Sì, signora, ora lo caccio via. Dite. Ma, sentite, caro amico, vi devo raccontare una cosa. Ho avuto un'emozione veramente fortissima poco fa, perché mi è stata detto che mia moglie dovrebbe essere da queste parti. Vado subito, l'appartamento deve essere senz'altro questo. Mio suocero è un'altra persona. Non ci posso credere. Ah, è contagioso! Ah, sono venuta a vedere l'appartamento! Ah, signora, mi spiace, ma è già affittato! Affittato? Sì. Ma come? Mi avevate detto che... Mio genero! Piacere, cara suocera! Che fate qui? Niente, sono in visita dalla signora, una mia paziente. È vero che siete una mia paziente? Oh, sì, sì, certo, signora! E a proposito, cosa devo l'onore della sua visita? Io sono... Scusate! La signora di aggredirmi, mia suocera, la signora Susanna Bell. Oh, signora! Ah! Mi ho sentito molto parlare. E così voi siete in cura da mio genero? Oh mio Dio. Sì, sia io che mio marito. Ah, mi fa molto piacere. E che cos'ha vostro marito? Che cos'ha mio marito? Che cos'ha? Scusate, il marito ha un eczema impetiginoso con una complicazione di trasformazione dell'epidermide. Una conseguenza del parto. Del parto? Lui? No, non lui, lei! Io cosa? No, ma non lei, lui, perché lui pensava che quando ha saputo che non, allora gli è venuto un mescolone del sangue e l'eczema! Mente! Cara suocera, posso continuare la mia visita? Sì, d'accordo, sì. Me ne vado. Se dovesse venire mia figlia, ditele che sono andata via. Con grande piacere, cara suocera, non mancherò. Non siate così gentile. Io non dimentico niente, ma so come comportarmi di fronte alla gente. Procurerò di invitarne sempre molta. Faccio strada da questa parte. Arrivederci, cara signora. Arrivederci. Vostro marito. Cosa c'è? Andiamo con la signora, poi vi spiego. Devo venire anch'io. No. Voi state qua e direte al signor Obel che il signor Cognac, perché lui pensa che io sia il signor Cognac, sono molto impegnato con... Ditegli quello che volete, la regina di Groenlandia, ma non voglio vederlo, mi raccomando. Ah, ho capito, un seccatore! Ah, sì. Io me ne intendo di queste cose, state tranquillo. Rieccoli qua. Il signor Cognac non c'è? No, il signor Cognac non può ricevervi. Il dottore? Ah, sì, dottore. Il nostro caro dottore. Sì, il nostro caro dottore, certo. Non pensavo di trovarmi qui. Vedete un po', anche il signor Cognac è malato? Ah, beh, sì, certamente il signor Cognac è malatissimo. Secondo me gli manca proprio qualche rondello. Ah, lo immagino anch'io. Vedete un po', cosa gli consigliate? Delle docce, immagino. No, docce non ne consiglio, anche perché la cosa a me non riguarda. Però detto tra noi, penso proprio che gli farebbero molto bene, sì. Ah, lo immagino. Ma dite un po', che siamo qui. Vedete, ultimamente parlo sangue dal naso e ho spesso degli intorpidimenti. Ne parlavo ultimamente con il vostro maggiordomo. Ah, il mio maggiordomo lo conoscete, ma quale? Giovanni o Battista? Ma sì, Giovanni Battista. Comunque mi dicevo delle cose possibili. Ah, beh, in questi casi c'è un solo rimedio. I massaggi! Oh, già fatto, ma senza risultati! Ah, evidentemente voi non siete capaci! Oh. Voi dovete prendere il massaggiatore, spogliarlo e distenderlo sul divano! Oh. Poi cominciate a massaggiarlo con tutta l'energia che avete in corpo! E se dopo un'oretta di questo trattamento il sangue non vi torna a circolare, che mi venga un accidente. E pensare che facciamo tutto il contrario. E comunque, si può vedere il sarto? Ah, no, il sarto è impegnatissimo con la regina di Groenlandia! Una regina! Deve essere molto ben introdotto questo sarto. Se poteste tornare tra qualche giorno! Ah, è possibile! Vedete, aspetto una persona che verrà qua. E quindi sono venuto a vedere se mia moglie fosse ancora in giro. Ah, ma perché la signora che era qua prima? È vostra moglie? Sì.
E voi la fate venire qua da sola? Ah, no, no, l'ho accompagnata io. Ah, beh, quando è così, in effetti. Comunque, si può sapere quanto la dà salta con la sua regina? Ah, tantissimo, sapete quando si tratta di regine? Questa è la voce della suocera! Cercherò di affittarle un altro appartamento, non voglio che mi scappi, l'aspetterò sulle scale. Comunque, dottore, dicevo che fra poco... Dottore, non capisco che ragioni ci sia per intervenirmi. Signori, la corte! Cosa dice costui? Contessa! Avete detto? Minchia davanti alla maestà vostra. Alla mia maestà? Mi trovo maestosa e con mio piacere. Anatolio, un bel, per servire. Una donna affascinante. E come va il vostro eczema? Ho detto, come va il vostro eczema? Io non ho nessun eczema. Ah, scusate, ho sbagliato a parlargliene. Sembra che gli dispiaccia. Che granchio. Signore, è stato un piacere conoscervi. Arrivederci. Ah, maestosa, mi trova maestosa. Ma guarda un po' la regina. E guardala così, sembrerebbe se la trova bambina. È per lui attezzosa. Oh, eccomi qua. Torna dentro, cosa c'è? Niente, niente. Ah, niente. Mio papà, mi voglio ancora in giro? No, 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 no. È andata via da un pezzo e mi ha detto, a proposito, se incontrate mio marito, ditegli che sono andata al Louvre di raggiungerlo. No, 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 meglio così. No. Perché sapete, sto aspettando una persona che verrà qui a prendermi. Qui? Sì, sì, e quindi non vorrei che incontrasse mia moglie. Ah, ho capito, si tratta di un'avventura. Una piccola avventura. State attento, potrebbe applicarvi la legge del tempo. Oh, no, no, è impossibile, caro mio. Perché? Ah, a me non la fa nessuno. No. Non sono mica come con la massa di imbecilli di mariti che ci sono in giro. Racconti, racconti. Ne so una più del diavolo. Pensi che una volta ho conosciuto uno che veniva a tutti i nostri appuntamenti. Lei diceva che veniva sotto la chiromante. E la chiromante ero io. E lui doveva aspettare. Ma voi non siete così fessi. No, no, no. Comunque, sì. Non sono più per dirvi questo. No. Sapete cosa vi dico? No. Che vi ho portato un cliente. A me? Certo. A fare che cosa? Come per fare che cosa? Un vestito. Un vestito io? Ma perché lo stessato? Sono un sarto! Sì, sono un sarto! Se non fosse un sarto, mi ucciderebbe! Appunto! Sì, sono un sarto! Oh! Sì, c'è la componente, venite dentro! Venite sono ancora io! Cosa avete bisogno? Sono venuta a vedere se potete aggiustarvi questo vestito a scialle visti presto. Sì, cosa succede? Guardate, questo corpetto è troppo largo, grinza! Grinza enormemente! E sì. Cosa volete che faccia? Senz'altro l'avete tagliato voi, dovreste tagliarvelo di nuovo. Io? Sì. Cosa che me lo impedisce? Chi me lo impedisce? Sono un sarto! Subito! Sono un sarto, quindi... Perché fretta! Ho qualcosa, giratevi signora! Certo! Faccio qua! State ferma lì, Aspetti un po'! Grinza qua! Aia! Mi scusi signora! Ma voi siete mossa, ma avete detto voi di tagliare! Niente! Ora che avete visto... Mandatemelo a prendere a casa, ma non abito più dove stavo prima. Abito al piano di sopra. Interessante. Signori, arrivederci. Lo sapete che avete fatto un'aria stravolta? Io? Sì, certo. Sapete cosa mi hanno detto? Cosa mi hanno detto? Che doveste fare delle docce. E chi ve l'ha detto? Molino. Molino? Ma sì, dottor Molino, che ha appena lasciato. Avete incontrato il dottor Molino? Sì, certo. Ah, sì. Siete malato? Io malato per quale motivo? Solo perché l'ho visto per caso? Ah, questa è bella, ne ho sentite tante, ma questa la supera proprio. Oh, eccola qua! La prego, cara, prego! È la moglie di là. Ecco a voi la mia amica di cui ho tanto parlato, la signora di Saint-Denis-Greuze. Piace? Rosa Pinchonet! Che bello, è proprio lui! Una sdegna cliente vostra, caro mio. Sì. La signorina fa parte della più alta aristocrazia di Boulevard Saint-Germain. Mi ha riconosciuta, devo assolutamente parlarle. Sì, mio caro, è vero. Ma come vedete, il cane sta drizzando le orecchie. Questo significa che ha intenzione di scendere. Sì. Guardate la passeggio e tornate più tardi. Io, ma Rosa? State dicendo? Vado. Che bello! Rosa Pinchonet! Ti ho conosciuto. Sì. Chiara, la figlia. Mentre studiamo medicina. Già, l'avevo presa la tua famosa laurea. Wow, come vedi? E ti sei messa a attraversare. Certo! No, è che per un medico fare il medico è banale, mentre invece per un sarto è un po' originale. Ma bravo, mi è uscito bello! Sì, ma non urlare. Hai perché c'è una casa? No, è che non sono più chic e bello. Ah, sì, invece? Sì, sono sempre chic e sono sempre bello, ma non sono più quel chic e bello, ora sono una persona seria, un uomo arrivato. Ma io ti ho sempre conosciuto con quel nome, come ti chiami adesso? Ora mi chiamo Cognac. Cognac? Sì. Ah, che nome idiota!
Si va perché si può. Vabbè, comunque, come tu non sei più chic e bello, io non sono più donna piscina. Ah. Adesso sono la signora di St. Andrews. Madame? Ah, sì. Quindi ti sei sistemata? Ho casato, proprio. Ho cominciato innanzitutto con prendere marito. Questo mi sembra giusto. Sì, ho sfatato un balordo. E così, una volta rivalorizzata la mia posizione, dopo 2 giorni di luna di miele, l'ho piantato per un generale. Un generale? Ma come l'hai trovato? Un generale non è così facile. Al giardino delle Tuileries, mentre mio marito era andato dal tabaccaio a comprare le sigarette, l'idiota. Ma me l'ho già raccontata questa storia, ma si trattava di sigari. Che ha fatto questo? No, 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 niente, nessuno, nessuno. Sì, uno struzzo per le piume me l'ha mandato dall'Africa. Un uccello esotico, fammelo vedere. No, 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 meglio che non te lo faccio. Non te lo faccio vedere, poi queste bestie non amano la gente. A proposito di bestie, tuo marito l'ha più rivisto? Mai più, grazie. È servito solamente a lanciarmi, nient'altro. E così una volta lanciata sono diventata la signora di St. Andrews. Senti, lo si va da fare. Senti, vado un attimo a dire 2 parole allo struzzo e te lo faccio. Allo struzzo non sì. Perché servirò un po'. Sì, vengo a sentite un po'. Ma vi prendete il gioco della gente? Susanna, niente scandalo. Un'altra donna. No, 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 no. No, direi no, no, che questa no, è veramente troppo. No, prendo la crisi di nervi. Dovevate dirmelo che volevate abbindolare. Ma non vi volevo abbindolare. Dovevate dirmelo che stavate con la vostra mamma. Signora, sì. Per chi mi prendete? Già. Sappiate che io sono una cliente e sono venuta a ordinare un vestito. Un vestito? Oh, signora, non raccontate a me questa storia, per favore. Susanna, ve lo assicuro. E voi tacete! Avete veramente una bella faccia tosta! Mio caro, quando sei l'amante della propria cassiera, la prima cosa cassiera. Mi sa che... Ma cassiera chi? Ma non sono l'amante della cassiera, ma insomma... Ma come si permette? Signora, per chi vi prendete, sappiate che io sono la vera sì, signora! Oh. E questo qui è soltanto il mio sarto, sì. Capito? Ancora con questa storia, ancora, signora? Sì, ancora, ancora, ancora! Ma è una prova che non è nient'altro per me, sì. È che io sono venuta con mio marito. Oh, suo marito! Sarei così lieta di conoscerlo. Ma non credo! Ha sceso a guardare che nel passeggio. Oh, vedremo questo marito. Mi sta tornando. Oh, ma che piace vedere. La signora qui non vuole credere che siete mio marito. Ah sì, davvero? Santo cielo, mia moglie! Mio marito! Mio marito! Mi vendicherò! Rosa, no! Rosa, no, 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 Rosa, Rosa! La mamma deve essere ancora qui! Mia moglie! Ivan non è come te! Mio marito! Ivan non è come te, ti giuro! Ci siamo scuole! È tutto finito! No, no! Non fatto sentire! Oddio, che guaio! Mio caro Molino, mio caro Molino! Basile, venite qua per una volta che non siete inopportuno, prendetevi sta donna! Prendetevi sta donna! Ivan! Ma è mia moglie! Cara! Cara amore! Mio marito! Tia! Sapete, io sono un tipo molto sensibile. Odio stare con persone di umore nero.
E questo mi rende molto sensibile. Hanno suonato. Sì, vado ad aprire. Sì, andate, sentite una cosa. Io non voglio vedere nessuno. Nessuno? Nemmeno fosse il Papa. Scusate, ma il signore non c'è. Andiamo sul portinaio, ho detto che è qua. A me l'ha detto lui in persona. Saprà meglio lui del portinaio, no? Beh, allora ti dico, c'è il signore, beh. Mi ha detto di non disturbarlo neppure se fosse il Papa. Che voi non siete nemmeno Papa. Non sono il Papa, ma devo assolutamente vederlo a casa di mia moglie. Che lui non vi vuole vedere a casa della sua. Ah sì, e per quale motivo? E perché, vedete, questi sono segreti che riguardano solo i padroni, i padroni di casa e i loro domestici. E io, sapete, sono una discrezione in persona. Se voi veniste da me a chiedere, Stefano, è vero che da un po' di tempo c'è burrasca in famiglia? È vero che l'altra notte il dottore non è rientrato e che questa notte, cosa ancora più grave, la signora non è rientrata e che la stiamo tutti aspettando? Io vi risponderei, non so di cosa state parlando. La moglie del dottore non è rientrata! E voi come lo sapete? Ma me l'avete detto voi adesso! Quindi la moglie del dottore non è rientrata, è pure la mia! Sento che dopo lo scandalo di ieri... Anche la moglie del dottore non è rientrata, a quanto pare, un male contagioso. Ah sì, ma deve finire, deve finire qui! Perché so che questo lo viene dal dottore, quindi ho pensato, vengo anch'io, così lo incontro! Non penso proprio perché oggi la porta del dottore resta chiusa sia per vostra moglie che per tutti gli altri finché il dottore non ritrova la sua. Non ho capito. Scusate, hanno suonato. Prego, prego, comunque la soluzione devo trovare. Non so cosa dire. Niente, mica lo dico, c'è rosa, ecco tutto. Scusate, dovete andarvene. Sono arrivate le signore. Quali signore? La signora Morellone e sua mamma, la signora Gravina. Lui è meno fortunato, la sua tornata. Chiamatemi il signor Panino! Ditegli che sono qui! Sarà molto contento, lo vado ad avvertire subito! Ah, sono affari suoi! Ma la cosa mi stupirebbe! Ma signora Gravina, questa... la cosa non mi è chiara! Scusate, ma quindi voi non siete... E non sono chi? La regina di Groenlandia! Io la regina di Groenlandia? Mi sta tornando l'eczema! Scusate, devo ripresso le luci per lanterne! Come? Non lo volevo dire questo, avete pazienza! Comunque capite come te parla da sole col dottore, quindi vi lascio... Signore... Molto carina la moglie del dottore. Yvonne, mi raccomando, nessuna debolezza, eh? Tranquilla, ma... Yvonne! Altola, signore! Sì. Non fatevi illusioni sul motivo della nostra presenza qui. Cioè? Ah, credevate che la faccenda fosse finita così, eh? No! Conosco bene i doveri che mi derivano dalla mia condizione di madre, pertanto, caro genero, beh... Se così si può dire, vi riporto vostra moglie. E grazie, cara suocera, grazie! E indietro! Non è come pensate voi. Abbiamo molto riflettuto, mia figlia ed io, ed ecco quel che abbiamo deciso. Certo che se vostra figlia va dato retta, siamo proprio nei guai. Tra voi e vostra moglie, tutto è finito! No, ma cosa avevamo detto, Yvonne? In un primo tempo avevo pensato di far venire mia figlia a vivere con me, ma poiché non conviene esporsi ai commenti della gente per salvare le apparenze, mia figlia vivrà sotto il vostro stesso tetto. Grazie, cara suocera, poi quando sto solo con Yvonne ci penso io. E io abiterò con lei. Vivremo per conto nostro, dividendoci a metà l'appartamento. Da questa parte gli uomini, da quest'altra le donne. Qui, zona promiscua! Ecco come intendo regolare le nostre esistenze e riportare finalmente la pace in famiglia. Faccio i miei complimenti, brava, ma è pazzesco, ma insomma, ma che cosa mi si rimprovera? Yvonne, cosa mi rimproveri? E io? E voglio non rispondere. Non sto parlando con voi. Signore Contegno! Oh, innanzitutto non trattate la mamma così. Va bene, ma lo faccio per voi. Avete il coraggio di chiedermi cosa mi rimprovera? Ha il coraggio lui, sì, ha il coraggio. Ma come, signore? Vi sorprendo in una sartoria, in intimo colloquio con una donna, mentre la stringevate tra le braccia, avete il coraggio di chiedermi di cosa mi rimprovero? Quella non è mia! Ma chi? Quella donna me l'avevano consegnata! Ma se la stringevate tra le braccia? No, se guardavi meglio, vedevi che non la stavo stringendo! Che la stringevate tra le braccia, no. Per giunta lei stava male! Stava male, questo dimostra la mia innocenza! Oh, via! Voi correte dietro le sartine! E me presentate come cliente! No, quella è un'altra faccenda, quella che avete visto voi è la moglie del signor Obey, mentre invece l'altra... Ah, è la moglie di chi? La moglie del signor Obey! Ah, così è mica! Sì, capito? No, ma cosa mi fate dire? Ma voi mi riempite la testa di... Sentite, voi mi confondete, fatemi gli affari vostri, io voglio parlare da solo con Yvonne! Ma figuriamoci, io non ho nessuna intenzione di lasciare che la mia bambina sia di nuovo vittima dei vostri inganni! Vittima, inganni, ma insomma, Yvonne... Via, mamma, accordategli ciò che chiede, in modo che non abbiamo niente da rimproverare! Mamma, io ti conosco, ti lascio! Mamma! Indolare! No, mamma, vi dico di no! Oh, Yvonne, no, mamma! Ma, sia, così lo potrei...
conto le mie parole. Quelle due donne sono un segreto del signor Obello mio. Mi hanno chiamato per un fatto medico. È difficile da spiegare una roba scientifica. Stavo facendo un esperimento quando sono arrivata. Sì, ma è facile parlare ora. Avete finito voi due? No, quando avremo finito la chiameremo. Non darmi più! Che noiosa. Yvonne, Yvonne, ti prego, devi credermi, ti giuro che tutta la verità. Yvonne! Oh, sarebbe così bello potervi credere, ma è che non posso, perché voi sicuramente mentite. Ma cosa te lo fa credere? La mamma! La mamma, la mamma! E basta con sta mamma, ma per favore! Sareste disposto a giurare per convincere, la mamma che dite la verità? Sì, 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 sì. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Guardate, giuro che è tutta la verità, nient'altro che la verità, tutt'altro che la verità, questo sì che è vero! Ma allora quella donna voi non la conoscevate? Se mi incontri ancora una volta con lei ti autorizza a pensare tutto quello che vuoi. Mi perdoni adesso. Dai, dammi un bacio, dammi un bacio. Ma c'è la mamma! Abbracciami almeno, dai. Ma sì, questo sì. Oh, c'è un cugino con gli occhi davanti alla moglie del dottore! Ma voi dovete sempre tutto, mi raccomando, ogni cosa! Cattivo marito e di non amare vostra moglie. E io vi rimprovero di non amare vostro marito. Troppo! Scusate! Sono io, sono appena arrivato e non ho visto niente. Signor Benner, permettete di presentarvi la signora Molino. Sì, sì, so tutto. Vecchio marpione. Comunque, a parte questo, avete fatto qualcosa per noi? Sì. Il vestito è pronto? Sì. Quale vestito? Niente, una vestaglietta, un vestito igienico che ho fatto per la moglie del nostro igienico? No, ma sia un vestito omeopatico con dentro l'elettricità, una roba scientifica, ma insomma, ma no, Ivo, ma se ti dico che ti amo, ma perché non mi credi mai? Ma il marito! Lo sapete che ci sono anch'io qua? Sì, grazie. E buongiorno, non mi dite buongiorno? Buongiorno! Cogliate! Tutto qui! Cognac? Come mi ha chiamato? Vi ha chiamato? L'avete chiamato Cognac? Che maleducato, che maleducato! La mamma! Sta chiamando la mamma! No. Sta chiamando la mamma, scusate! No. Ma sei il frattore! E lei non fa niente! E cosa dovrei fare? Niente! Però mi sembra che li abbiamo disturbati, eh? Ah, sì, sì, io li ho disturbati. Ah, ma comunque sono così carini. Ah, sì, sì, carinissimi. Aspetta, ma io sono certo un bigotto. Ma voi, un po' più di controllo su vostra moglie, dovete averlo. Mia moglie? Ma certo. Diamine, datene del tempo, l'ho ritrovata solo ieri. Eh sì, dovete sapere che mi aveva lasciato. Ah, è vero. Era un militare. Allora deve essere un bella allegrotta sta signorina, eh? Insomma. E comunque ieri, proprio mentre meno me l'aspettavo, dopo averla cercato per tantissimo tempo, l'ho ritrovata, indovinate dove? Tra le braccia di chi? Di Cognac. Esatto, tra le braccia di... Come fate a saperlo? Ma ci vuole una certa intelligenza per capirlo. Comunque sto letto qua ha proprio la filosofia. Comunque, appena mi ha visto, dalla felicità mi ha dato una sberla. Sono così contento. Fassinelli, ho trattato con pochi riguardi, poco ma... Signor Obè, siete ancora qua? Sì, devo parlarvi. Siete sicuro? Sì, intima. Scusate, non mi disturbate! No, va bene, quella cosa io... Lui fa così, lo sapete. È una cosa privata, va bene? Va bene, ho capito. Grazie. Così. Sentite? Sì. La questione di mia moglie? Sì. La questione di Rosa? Io non so come fare! Sì, caspita! Cosa avete detto? Ho detto caspita! Caspita l'ho detto anch'io, ma non mi è servito a niente! Io so, non serve a niente! Ma trovo una soluzione! Sì! Devo trovare qualcosa! E trovate qualcosa! Ce l'ho! Ah, però, voi non mi dite nemmeno! No! Bravo uomini, signor Ben! Diremo che Rosa è vostro amante! Bravo, bravissimo! Oh. Bellissima idea! No! Siete pazzi, non lo dite neanche per scherzo! No! Trovatevi un altro! Ma che trovo? Ma non lo so! Lui! Lui? Sì, perfetto. E queste signora Molino non dica niente. Ma cosa vuole che gliene frega la signora Molino? Ma guarda che vuole. Aspettate, vado a parlargli. Aspettatemi qua. Passinelli. Sentite, signor Obella, da chiedervi un piccolo favore, posso farlo accomodare? Ma certamente. Venite, scusate. Sì. Sapete, mia moglie sarà qui fra poco, voi la conoscete. È che io ultimamente con mia moglie non sono molto in buona. Mi ha beccato con l'amante. Ah, ma che sei sciocco! Sì, è vero, è stupido. Però, fra poco sarà qua e quindi sarebbe il caso di dire che forse la signora di Santa Rigorosa è la vostra diamante. Ah, questa mi idea! Bellissimo, perfetto, bene. È peccato che sia sbagliata. No. Aspettate. Ho un'idea. Ma sì, lui è proprietario di molti immobili, potrebbe avere bisogno di appartamenti. Davvero? Sì.
Allora, accetto! Oh, bene, bene, bene! Ma di te almeno è carina? Oh, sì, sì, molto! Oh, ma una dormina allegra! Una grotta! Una concotta! Ora sì, sì! Arma di classe, eh! Sì. Anzi, a proposito, vi do una fotografia che voi dovrete far vedere a mia moglie quando sarà il caso. Sì, sì, per sì. Far vedere che la cosa sia un po' più veritiera, eh! Mi raccomando, eh! La signora Ben! Però sono nascondendo per il tempo! Buongiorno, signori! Buonasera, signora! Susanna? Ah, signore, voi siete qui? Allora non mi resta che ritirarmi. Ma Susanna, vi giuro, sono innocente! Siete innocente? Vi consiglierei di dire questa cosa in tribunale, quando sarà il momento giusto! No, Susanna, mi sono ingannata, vi giuro che c'è stato un piccolo equivoco. È vero, mi avete trovato con una donna, sì. Ma giuro che la donna non la conosco. Non è mia, assolutamente mia. No. La prova è che è del signore. È del signore! Ah, sì, sì, sì. È mia la donna, è mia. Sì. Signore, abbiate almeno la decenza di dire a qualchedun altro questa storia. No, signora, non siate così crudele. Oh, su. Vi prego. Susanna. Ti prego, non lasciami così, giuro che questa cosa è verità. Fatti vedere la fotografia. Ah, è il momento giusto. La signora... Oh, cara, vieni. Oh, l'amante di mio marito. Rosa, che guaio! Come mai? Ma se n'è andato. Non mi sembrano molto educati. Ah, non capisco. Oh, dottor Molino, permettete che vi presenti? Mi hanno chiamato per un'urgenza. Dopo. Che cosa strana che succede? Ti presento la signora. Signora, permettete che... Signora! Io a voi non vi conosco! Ancora! C'è la padrona di casa! Va bene, signore, vedo che perpetuate nel vostro bel mestiere! Vabbè, adesso questo mi pare sembra che passi ogni limite, eh! Ma no, cara, a me succede tutti i giorni! E voi non dite niente? E cosa dovrei Rosa, dire? Disgraziata, c'è mia moglie qua, perché sei venuta? Perché io sono qui con mio marito. Marito? Chi? Lui, Bassinet, mi ero trovata ieri. Bassinet? Sì, mi dica. Bassinet, sì. Piacere, buonasera. L'amore del cielo rosa, niente scandali, c'è mia moglie, vattene! Adesso veramente comincio a perdere la pazienza, eh? Ma mi spieghi perché tutti ce l'hanno con te? Non lo so, ma spiegamelo tu. Bene, signore, vedo che ora le sartine ve le portate anche a casa. Ma questa è una fissazione, quali sartine? La signora! No, io. La signora! Ma la signora è mia moglie, per cortesia! Ecco! E prima di parlare della signora, pensateci due volte, perché lei è mia moglie! Sua moglie! E io la fotografia! Vi prego, ridatemi la fotografia! Ah, sì, subito, gliela ridò subito la fotografia! Non l'ho guardata! Ma non guardatela! Vi dico di guardarla! Ma è curioso! Assomiglia a mia moglie! Guardate! No, è troppo! Ma no! Dottor Molino, ditemi voi, assomiglia o no a mia moglie? Troppo poco! Ma no! Cara, guarda tu stessa, ti assomiglia o no? Oh, mio caro, ma davvero mi trovi così brutta? No, hai ragione, non ti assomiglia per niente. Tu sei molto, ma molto più bella, cara, sì. Caro! Allora era tutto vero. Ma un'ora che te lo dico. Potrai mai perdonarmi, caro Natalio mio? Ma certo, ti perdono. E voi, Molino, potrete mai perdonarmi? C'è bisogno di chiedere perdono? Ma quanto sono stupidi. È vero, per fortuna ci sono quelli, altrimenti questi domani ricominciano.